Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca. Oggi vi volevo dire due cose importanti, più che altro far vedere anche due cose importanti, anche la prossima cosa che andremo a fare. Come vedete, mi è arrivato questo oggettino qui, adesso lo vediamo e ne parliamo. Oramai sì, oramai si sono toccate, si stanno baciando praticamente, sono l'una sull'altra, vediamo chi avrà la meglio, molto probabilmente avrà la meglio la Samarensis, però credo che, come vedete, sta crescendo bene anche la Confusa e sta iniziando a mettere praticamente delle punte di crescita che vanno verso fuori, quindi ottimo. Lì dietro la capitata che sempre sta bene, gli è cresciuta una Eptasia vicino, ragazzi, enorme. E scusate se non riesco a mettere bene a fuoco, vediamo, eccoci qui. Bene, eccola lì, la vedete dietro? C'è una Eptasia enorme, vediamo se riesco a mettervi più. Ah, scusate, sto facendo un casino che sto usando delle lenti nuove e ancora non ci ho preso il trucco. Ok, vedete, ci sono delle, praticamente delle eptasie che le contornano. Questo è pericolosissimo per il corallino. Vediamo se mi arrivano presto i Berghia, perché sì, perché li ho presi. Poi vedremo come vanno e vediamo un po' appunto tutti gli effetti, sia i pro che i contro di avere questi nudibranchi in vasca. Guardate come sta la... vediamo se mi viene il nome. Seratopora calendrum. Sta una bomba. Adesso casomai ci facciamo una piccola vista dall'alto rapida. Anzi, ce la facciamo proprio adesso. Ovviamente è un po' tardino, però qua mettiamo tutto in pausa. 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 Ok, perfetto. Ok, allora, acquarietto fermo. Si sta iniziando a fermare l'acqua. Adesso ci facciamo una vista dall'alto rapida. Sono più o meno le 11 di sera, che okay, come vedete la calaustrea sta iniziando a spolipare come una forsennata, c'ha fame. Volevo far vedere l'Ofilia l'altra volta che non l'abbiamo vista bene, le Acanthastrea che stanno bene, però ovviamente adesso sera si stanno iniziando a richiudere tutta la zona Zoanthus abbastanza bene, però facciamoci una vista dall'alto. Che vi voglio far notare alcune cose. Voi starete chiedendo: ma per due Eptasia prendi le Berghia? No, ragazzi, no, sto pieno di Eptasia. Non so se ne vedete pure qui in mezzo ai Zoanthus. Eccola lì una. Però sono abbastanza pieno di Eptasia. Adesso andiamo a vedere perché la maggior parte delle Eptasia sono tutte nel lato posteriore. Guardate come sono belli sti Zoa che non mi ricordo adesso il nome. Credo che sono dei Twizzler. Però dopo casomai ve lo scrivo. Guardate lì, guardate come si vedono le Eptasia lì sotto. Eccole lì. Quelle lì. Sono Eptasia, infatti mi stanno infastidendo tutti questi Zoanthus, guardate lì quante ce ne sono. Questi sono degli Utter Chaos e mi dispiace perché appunto tutte quelle Eptasia lì me li stanno infastidendo. Come vedete qui dei Laser Lemon che abbiamo aggiunto da poco, anche loro molto molto fighi, molto molto davvero belli. Si stanno iniziando ad espandere tranquillamente loro. E qui la Montipora foliosa, come vedete, ha delle bellissime punte di crescita e sta iniziando a crescere in maniera ottima. Qui davanti la Bali, la Slimer, bella spolipata, sta mantenendo un colore ottimo, devo dire. Io non sto aggiungendo niente oltre a quello che sapete già che aggiungo in vasca, quindi per adesso bene. Molto probabilmente inizierò a provare dei programmi di colorazione dell'Arezzi. Qui la digitata che sta crescendo bene, oramai è collata sulla roccia, guardate lì, oramai è incollata, attaccata. Casomai farò un frag di questa Montipora e lo metteremo giù, nell'apposito spazio per i frag. Qui la Millepora che sta bella tutta spolipata anche lei. Ok. E la Tortuosa, che sì, ancora non riusciamo a prendergli il colore in maniera ottima, però
come dire, c'ha dei leggeri riflessi viola e verdi. Vediamo se gli riusciamo a recuperare il colore. Parlando di Eptasia, guardate lì quante ce ne sono, raga. Sono pieno. Sono invaso da Eptasia. Vediamo se riesco a farvi vedere qua dietro quante ce ne sono. Eccole lì. Ci sono, ma ve le faccio vedere ancora di più fra poco. Aspettate. E qui, come vi stavo dicendo, la Confusa e la Samarensis. La Samarensis, che continuano a crescere in maniera ottima. Molto molto bene, ovviamente vi ricordo che fra poco si spengono le luci, quindi sono leggermente ritratti tutti, però come vi stavo dicendo, appunto, lei oramai, la Confusa, è colata sulle rocce, quindi ottima, ottimo. Leggermente, vedete, sta mettendo queste punte di crescita che sporgono verso l'esterno, e quindi ottimo segno, perché inizierà praticamente a crescere il corallo in maniera ottima. Questa è la Cerealis, ragazzi, a me mi fa impazzire con questa punta, diciamo, fosforescente gialla, poi un leggero viola che non so se riuscite ad apprezzare in camera, e poi è praticamente tutta verde, bella, molto molto bella, molto molto figa. E qui dietro la Valida Tricolor, che è viola con un polipo verde, sta crescendo, è colata tantissimo, ha colato tantissimo sulla base. Dopo casomai metto una foto per farvi le differenze. E parlando di Eptasia, vediamo se riesco a far vedere pure qua dietro, che sto pieno di Eptasia. Guardate qui quante ce ne sono davvero un'infinità. Non so se le riuscite a vedere tutte, ma vi dico, guardate questa quanto è grande. Ce ne sono tantissime, quindi prendiamo i Bergia, vediamo come vanno, casomai proviamo anche a riprodurli per appunto riprodurli e divertirci anche un po' con i nudi branchi. E qui, vabbè, la Montipora digitata verde, come vedete, sta crescendo molto molto bene, ottime punte di crescita. Ho rallentato leggermente la crescita, o meglio, è rallentata praticamente leggermente la crescita, perché sto rimanendo praticamente a corto di balling, quindi non sto aumentando il dosaggio e soprattutto non sto alimentando la vaschetta, che da un po' che non l'alimento e dovrei riprendere ad alimentarla in maniera più costante, soprattutto per alcuni LPS. Qua il Briarero ma sta chiuso, ragazzi, a quest'ora lui già dorme. Qua le Accantastrea, che ovviamente si stanno richiudendo, quindi non le vedete belle aperte. Però sicuramente uno dei prossimi aggiornamenti, volevo far vedere, ok, eccoci qua, la Ceratopora, raga, non so se vi ricordate, ma era minuscola, era una cosa minuscola, adesso è bella bella grande, come vedete c'ha un ottimo colore, spoliva tantissimo, sta molto bene. Sono molto felice di aver portato questo piccolo, piccolissimo, ancora è piccolo, però diciamo che è un 10 cm, 5x10 cm, una cosa del genere, forse 5x7, però non so se vi ricordate, era praticamente un'unghia, era praticamente solo, diciamo, una ramificazione di queste qui, e come vedete è cresciuto molto molto bene. Sono davvero felice di averlo portato avanti in maniera buona e decente, sta prendendo una forma molto molto bella, tipica delle Ceratopora. Là dietro la Montipora stellata, che come vedete ha questo corpicino mezzo viola, ok, e questo polipo appunto come una stella, anche da qui il nome stellata, e anche dalla forma che prende poi quando cresce questo tipo di corallo, che similare a una Confusa, si può dire, simile a una Confusa, però ha una forma leggermente diversa, molto simile, a volte si somigliano, ovviamente solo per quanto riguarda la forma, però poi dopo, vedendo i dettagli particolari, sono molto molto diverse. Qua sotto l'Eofilia, sta enorme, forse questa la dovremmo tagliare fra un po', perché oramai è bella bella grande. Che volevo dire? Come ho detto, ci è arrivato questo paletto qui, e questo sapete che significa, no? Che ci dovremmo mettere a pulire tutta la parte posteriore. Già l'ho provato un po', non so se notate, tutta questa parte qui molto più pulita, e ovviamente non sono arrivato fino in fondo, e ho pulito anche leggermente tutto questo lato qui delle pompe, ma giusto per provarlo, e come vedete lo pulisce davvero bene.
mi sto trovando per adesso bene. Ovviamente il lavoro che deve fare questo diciamo raschietto qui lo deve fare bene dietro sul fondo, perché elimineremo tutta questa alga corallina. Spero di eliminarla quanto prima, anche perché sto da solo, quindi fare questo lavoro da solo è leggermente impegnativo. Non solo perché appunto dobbiamo andare a pulire e a raschiare tutto, ma servirebbe anche un'altra persona che appunto mi aiuterebbe con il cambio d'acqua, comunque cercando di aspirare i detriti per farli andare in zampa direttamente in un calzino o sul del perlone o qualcosa del genere, perché comunque, come vedete, c'è abbastanza roba, non so se notate, ma è bella spessa, ragazzoli. Stiamo parlando di quasi mezzo centimetro di alga corallina. Fatto esagerato questa volta, ho lasciato la vasca troppo selvaggia. Però non è un problema, poco a poco, piano piano la sistemiamo. E nada más, gente, era solo un aggiornamento rapidissimo così per vederci un po' i corallini dall'alto che stanno in maniera abbastanza decente. Vediamoci la milca che non ve l'ho fatta vedere, però pure lei sta bella bella spolipata e sta iniziando a crescere. Sempre poco a poco, piano piano, ragazzi, non dobbiamo andare di fretta. Non dobbiamo andare di fretta. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile. Si sono attaccate anche le pompe adesso, quindi ottimo. E nada más, gente, ci vediamo al prossimo video. Oh.